Um exemplo della mia poesia, tratto da questo volume, Poeti Nobiliari Contemporanei, edizione 2018, un'antologia della Golden Press. Dice qui Paludi, in questa prefazione, un particolare gudibile tipo di poetica della memoria, quello che offre Andrea Ruggero nelle prossime cinque liriche. Cinque istantanee privi di orpelli, secche, sono apparentemente disadorne, ma comunque volutamente allontane dalla ridondanza. Dall'eco, che puntano decise al blocco dell'emozione, fissandola nella sua interezza, nella sua effettiva naturalezza, priva di allusioni o interpretazioni fuorvianti. La felicità compositiva in questo caso si affaccia esattamente dall'intatta spontaneità del pensiero e dell'immagine fermata nel tempo, suggellata adeguatamente dalla più che opportuna citazione di Edoardo Bennato, come musiche e parole che affiorano da sé nella mente e accolta all'interno dell'immediatezza intuitiva, completano il percorso interiore. Le ripetizioni estive. Ricordo quanto estate ci siamo giocati con questo fatto di essere rimandati a settembre, però dai, anche se nessuno ci ripagherà mai di tutto quel tempo perso, qualcosa è rimasto in fondo ai tuoi occhi, Laura. Il gioco delle biglie. Ricordo quando da bambini si faceva il gioco con le biglie, c'era un tipo fissato con Gimondi, che non si perdeva un nostro giro, con il sedere si facevano le piste, per noi ragazzini quello era il massimo. Ci si divertiva con poco allora, mica come adesso che a 13 anni non c'è il telefonino, chissà cos'altro. La strada è sterrata, sulle alture del Golfo del Tiguglio ci sono un'infinità di stradine scorciatoie che dalla panoramica scendono giù a valle e lavagne, noi ci andavamo spesso e prendevamo la scorciatoia che partiva dal campeggio. La cucitrice del lunedì. Germana passa al lago con fare disinvolto, come se quel rito che fa sempre quando il lunedì si torna con i piedi per terra, perché la festa è finita, una situazione che stancamente si ripete da troppo tempo. Una musica per pochi amici come 6 anni fa. Il temporale di settembre. A settembre la pioggia cade leggera con un'insolita solennità, il tempo in cui non fa più molto caldo. Ma non è che ci sia quel gran freddo, io resto all'ingresso del porto e guardo i ragazzini pescare, i gamberetti con i rettini, scusate, tra le scoglie mentre i gabbiani escono fuori dai loro rifugi. Cosa sapete, la soluzione è fregarsela. È l'unica soluzione possibile, viversi la propria vita, fregandosene di verità e sistemi complessi. Alla prossima.